La giornata. Cosa c'è da sapere? Ucraina sull'orlo della guerra. Per i media americani, i comandanti russi avrebbero già ricevuto l'ordine di invadere. Biden riunisce il Consiglio di sicurezza nazionale. Diplomazie al lavoro, telefonata fra Macron e Putin, poi l'apertura. Blinken e Lavrov si vedranno entro la settimana in Europa. Ci sono spiragli per un faccia a faccia tra Biden e Putin. Ma Mosca non ritira i 30.000 militari in Bielorussia e dal Donbass sono fuggite già 40.000 persone. Enrico Letta scrive a Repubblica: sul fine vita il Parlamento deve decidere subito. Chiusi i giochi di Pechino, 17 medaglie per l'Italia, 2 ori. Prossimo appuntamento a Milano Cortina nel 2026. È lunedì 21 febbraio e io sono Laura Pertici. Questa è la giornata di Repubblica. Durante la notte un primo segnale distensivo arriva con un comunicato della Casa Bianca, anche se il clima rimane tesissimo. Il segretario di Stato americano Blinken e il ministro degli esteri russo Lavrov si incontreranno entro la fine della settimana in Europa, a condizione che la Russia non proceda con l'azione militare. Il presidente Biden ha accettato in linea di principio un incontro con il presidente Putin dopo quell'impegno, ancora una volta se non si sarà verificata un'invasione. Cosa è successo prima? Alle 7 della sera italiana, l'allarme rosso lanciato dalla CBS. Secondo fonti di intelligence, i generali russi hanno ricevuto l'ordine di attaccare l'Ucraina. Ai confini del paese, Mosca avrebbe ormai concentrato il 75% delle sue forze convenzionali. Sebbene sull'orlo della guerra in Europa, come dice la vicepresidente americana Kamala Harris, la diplomazia comunque è al lavoro. Stiamo parlando della reale possibilità di una guerra in Europa. La nostra posizione per noi è molto chiara. Abbiamo riunito gli alleati e lavorato insieme a una posizione condivisa. Tutti noi non solo preferiamo, ma desideriamo e crediamo, nell'interesse di tutti, che ci sia una conclusione diplomatica a questo momento. È così che vogliamo che finisca. Harris ha parlato a margine della conferenza sulla sicurezza a Monaco. Per il segretario di Stato americano Blinken, con il G7 sono state concordate sanzioni massicce. Putin, però, continua Blinken, ha ancora la possibilità di ritirarsi. Lo farà? A chiamare il Cremlino è il presidente francese Macron, che dopo Putin sente Zelensky. D'accordo che bisogna lavorare ad un cessate il fuoco, afferma l'Eliseo. Quindi Macron telefona anche a Biden. Il capo della Casa Bianca intanto convoca un consiglio di sicurezza nazionale. E poi al cancelliere tedesco Scholz. La Russia, mentre ferve questa attività diplomatica, va avanti con le esercitazioni con Minsk. 2 civili morti in Donbass, da dove prosegue l'esodo. I profughi sarebbero già 40.000. Oggi sulla crisi ucraina si tiene una riunione straordinaria dell'OSCE. Mario Draghi continua a lavorare per una sua missione a Mosca, ma anche per frenare la spinta sanzionatoria. L'Italia è il paese che più di tutti in Europa dipende dalle forniture di gas russe. Il premier lo ha spiegato chiaramente, ricordando che altri possono contare anche sul nucleare e sul carbone. Gli Stati Uniti vorrebbero imporre sanzioni senza precedenti per colpire l'economia russa, includendo il settore energetico, ma a Washington in queste ultime ore sembra prevalere il pragmatismo. Per tenere conto delle differenti posizioni di alcuni partner chiave, come Roma, la vicepresidente Kamala Harris infatti ha detto di comprendere le preoccupazioni dell'Italia. Il giorno dopo l'apertura del segretario democratico Enrico Letta ad un'alleanza con Calenda, PD e Azione insieme, ha detto, vinceremo per un governo riformista ed europeista. Beh, alleanza che aveva fatto sobbalzare Giuseppe Conte. No ad accozzaglie, la replica. Carlo Calenda però ricambia. Chiudendo il primo congresso di Azione, dove è stato acclamato segretario, ieri ha invitato PD e Forza Italia ad unirsi al suo campo, sbarrando la strada a un altro campo largo, largo fino ai pentastellati. La sua definizione è un terzo polo del riformismo e della cultura di governo come alternativa al populismo e al sovranismo. Non un grande centro, ma una vera area pragmatica con le grandi famiglie politiche europee. E a Lucia Annunziata, che in TV ha osservato come l'operazione arrivi dal leader di una forza del 2%, Calenda ha risposto fiducioso. Cercare una convergenza in un campo di cultura di governo. Azione farà questo.
e se sarà di successo, se prenderà non il 20, il 10, sarà inevitabile che a quel punto diventa decisiva, non per avere quattro segretari allearsi con la destra o avere quattro segretari allearsi con la sinistra, ma per dire ai partiti che governano insieme in Europa: staccatevi dai populisti e facciamo il governo insieme. Lei ha fatto una promessa incredibile, portare questo partito che è appena nato al 20%, è un matto lei? Ma cavolo, lo sa che è la stessa promessa che avevo fatto a Roma? E quanto sì. abbiamo preso? Il 20%? Sì. Allora, il punto però è questo, io non lo so se... La legge sul fine vita si farà e sarà una legge giusta. Enrico Letta in questo caso interviene su Repubblica. I partiti hanno la responsabilità di agire al più presto, scrive il segretario Dem. Perché tanta impellenza? Perché c'è una pressione dall'alto, cioè la sentenza della Corte Costituzionale del 2019, dopo il caso Cappato di Jay Fabo sul cosiddetto suicidio assistito. Ma anche perché c'è, e rimarrà forte, una spinta dal basso, specie dopo la bocciatura da parte di quella stessa Corte del quesito sull'eutanasia, sostenuto da oltre 1 milione di cittadini. Sui diritti civili la società è più avanti dei politici. Nell'altro campo, ieri il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha chiamato il capo del governo Draghi. «Garantisco stabilità e impulso al governo», ha spiegato il Cavaliere poi in una nota di sintesi del colloquio, definito cordiale. Ma non si devono drammatizzare le vicende parlamentari di questi giorni. Forza Italia difende la normale dialettica nelle due Camere, ovvero i provvedimenti presi da Palazzo Chigi non sono intoccabili, possono essere cambiati. Dopo Carlo e Camilla, anche la regina Elisabetta è positiva al Covid, ma da Buckingham Palace fanno sapere che la monarca 95enne ha sintomi lievi e continua a svolgere alcune mansioni nella sua residenza del castello di Windsor. Oggi nel Regno Unito scatta la fine dell'obbligo anche dell'autoisolamento degli infetti e di tutte le misure che limitano le libertà pubbliche. Ora va incoraggiata la responsabilità individuale, ha detto il premier Boris Johnson. Pechino, fine dei giochi. L'Italia porta a casa 17 medaglie in 8 discipline, ma 2 soli ori. Il commento di Giovanni Malagò, presidente del CONI. Siamo un paese mostruosamente multidisciplinare. Siamo eclettici. Se andate a guardare poi la popolazione della Russia o quella degli Stati Uniti d'America, diventiamo proprio imbarazzantemente proprio i primi al mondo. Sotto il profilo magari soprattutto qualitativo del medagliere, questo può essere, diciamo, un elemento di debolezza, forse anche un tallone d'Achille. Sotto un profilo di cultura sportiva è sicuramente un valore aggiunto che è innegabile che noi abbiamo. C'è sempre un lato positivo. Il testimone ora passa a Milano e Cortina, che dovranno organizzare l'edizione invernale del 2026. La giornata è una produzione Jedi Visual per Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.